lasciatelo dire di sì, il primo cittadino di Caselle, Luca Malacco, per essere alla presentazione del ufficiale della stagione 2015-2016 del Caselle Calcio. Ringrazio voi giornalisti, ovviamente, fotografi e quant'altro, ringrazio il consiglio di presidenza e il consiglio direttivo, e ringrazio ovviamente i presenti. Come dico, come ho detto, cercherò di essere molto veloce, anche perché poi al massimo rispondo alle vostre domande, se ne avete di qualcosa di piccante, però se dovete fare delle domandine è meglio che non me le fate. Dovete proprio andare a cercare le cose peggiori che potete immaginare e pensare e farmi le domande, così almeno avrò piacere di rispondere. Quello che vi dico molto velocemente è quello che ho detto all'ultima riunione e festa che abbiamo fatto di chiusura della stagione precedente, che il Caselle Calcio anche quest'anno, dopo 107 anni, continua il suo percorso, continua la sua storia, una storia che è iniziata appunto nel 1908, e da quell'inizio e da quei fondamenti noi stiamo cercando di continuare, di andare avanti, con difficoltà ovviamente, e con problematiche altrettanto ovviamente, ma però sempre presenti, sempre attenti nel cercare di dare il massimo anche dove magari non è possibile o dove non è sicuramente semplice. Vi presento quello che mi compete, poi agli altri lascerò la parola ovviamente e la presentazione per quanto competerà a loro, quindi questa sera noi facciamo chiaramente una presentazione per quanto riguarda il discorso della prima squadra, dove ahimè noi l'anno scorso abbiamo avuto una stagione un po' diciamo sfortunata e quindi di conseguenza siamo dovuti ritornare in promozione, ma ci ritorniamo con un'attenzione particolare al discorso dei giovani e ci ritorniamo sicuramente non per fare un campionato tranquillo e neanche per fare un campionato da comparse. I ragazzi che abbiamo preso sono sicuramente ragazzi che, anche se dare del ragazzo a Greco Ferrisi gli fa veramente un po' specie, però infatti si nasconde, però diciamo che si conserva bene e quindi diamo per lui anche del ragazzo. Quindi ribadisco, noi vogliamo fare un campionato decisamente importante, non vogliamo parlare di playoff né di promozione eccetera eccetera, ma vogliamo fare un campionato decisamente importante, ma questo lo spiegherà meglio il nostro mister Goria Alessandro. Il Caselle Calcio è formato da due consigli: uno è il consiglio di presidenza, dove all'interno c'è il sottoscritto ovviamente, dove c'è il vicepresidente Giordano Bruno, dove c'è il presidente onorario Rossano Pavanello, che chiaramente voi conoscete ancora meglio di quanto lo conosca conoscere io, perché l'avete, posso dire, sopportato per 25 anni e quindi sapete vita, morte e miracoli di Rossano Pavanello. Due persone in particolare vorrei presentare questa sera, un po', ma soprattutto perché sono nuove, non perché sono più importanti o meno importanti rispetto ad altri. Una che fa parte del Consiglio di Presidenza è il dottor Silvano Russo, che anche voi conoscete, beh, forse con i giovani la tua vita calcistica non l'hanno vissuta in diretta, però è una sfortuna loro, sicuramente è una sfortuna loro. Quindi non devo sicuramente spiegare chi è Russo Silvano. A Caselle che cosa farà? Farà parte del Consiglio di Presidenza e questo è già un impegno e un compito non indifferente, ma soprattutto avrà una funzione che sarà quella di supervisionare